Buongiorno, sono molto grato al Presidente della Somalia, Presidente della Federazione Somala, di questa visita a Palazzo Chigi e Roma. È una grande opportunità, è un grande momento, direi un momento storico, e lo voglio celebrare con tutta l'attenzione, l'impegno e l'importanza che questo merita. The President of the Somali Federation to be here today for this visit here in Palazzo Chigi. This is a major opportunity for us. This is an historical moment and we want to give it the proper attention and importance that it deserves. Abbiamo discusso nei nostri colloqui delle modalità con le quali l'Italia e la Somalia possono cooperare insieme e delle modalità con cui l'Italia può continuare a supportare e aiutare il processo di stabilizzazione in Somalia, di cui il Presidente è il principale artefice e rispetto al quale abbiamo espresso molta fiducia. We have discussed together the ways in which Italy and Somalia can cooperate together. Italy is committed to further giving support for the stabilization process in Somalia, of which the President is the major author, and we strongly believe and firmly believe in this process. Continuiamo a impegnarci perché la comunità internazionale sostenga il processo di sviluppo della Somalia e per questo motivo abbiamo deciso, a margine della prossima sessione inaugurale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, di convocare e partecipare a una riunione con altri paesi insieme alle Nazioni Unite proprio per mantenere gli impegni e confermare gli impegni della comunità internazionale, che pure in questo momento a tanti altri scenari di crisi ai quali far fronte, ma di confermare tutti gli impegni a favore della Somalia. We therefore follow further in the future our support from the international community for the stabilization and development program of process of Somalia, and this is why we have jointly decided that on the sidelines of the General Assembly at the UN we will also call for a meeting with other countries to further pledge our to keep up the promises of commitment and support to Somalia. Even if we already have many other challenges within the international community, but we will keep up the promises that we made to Somalia. E infine ho incoraggiato il Presidente a continuare in questo processo politico inclusivo essenziale per arrivare alla Costituzione nel 2015 alle elezioni del 2016. Credo che sia importantissimo il supporto all'impegno che il Presidente sta mettendo in questo momento per arrivare a quelle realizzazioni, a quegli obiettivi, e noi siamo molto fiduciosi e, Presidente, lei ha tutto il nostro supporto e ovviamente il nostro aiuto è un aiuto molto concreto. And finally, we would like to say that we are further encourage the process that the President is implementing, i.e. the inclusive political process, which is of paramount importance to reach the goal of a constitution by 2015 and elections by 2016. So we really want to give our support to the President, which I think is extremely important for the President to actually reach these goals. We are confident that he will actually reach these goals, and Mr. President, you may rest assured that we will always have our very concrete support on this. Thank you very much, Your Excellency, and I'm very much honored and privileged to be here with the Italian government and the Italian people to explain the realities inside Somalia and to seek the support of the Italian government in rebuilding Somalia as a viable state. Grazie, signor Presidente. E per me è un grande onore e privilegio essere qui per poter spiegare al governo italiano quella che è la realtà della Somalia e per quello che è il supporto che noi possiamo avere affinché possa veramente essere costruito uno Stato solido in Somalia.
Italy and Somalia has a long relationship in all aspects, historical, centuries old, and Italy is best placed among the nations of the world to support Somalia, and Italy has been supporting Somalia throughout the Independence Day in the 1960s, and in particular in the last 22 years that Somalia was in a difficult time. We came here to show the Italian government our gratefulness for this unwavering support that has been given to Somalia. L'Italia e la Somalia vantano relazioni di lunghissima data sotto ogni aspetto, relazioni che vanno dietro nei secoli. L'Italia quindi è posizionata nel modo migliore per continuare a dare questo sostegno, sostegno che ha dato in modo incessante dagli anni 60 nella fase della nostra indipendenza e anche nel corso di questi ultimi 22 anni molto travagliati per il nostro Paese. E siamo qui oggi proprio per esprimere gratitudine ufficiale all'Italia per questo supporto incessante che ci ha sempre dato. We came here to explain to His Excellency and the Italian government the process through which we are going through to bring back Somalia together as a one unified state under one flag and one constitution, whereby we believe that Italy has, because of the experience and the knowledge that Italy has on Somalia, can support the best in Somalia, particularly in the issues of the judiciary reform, building the justice system, the constitution, which we want to be the binding element of the fragmented society of today, fragmented Somalia of today, and putting the foundations of a new and democratic Somalia in the 21st century. And Italy is positioned at the best to support this endeavor. And that is the spirit we came here to present. Siamo oggi venuti qui per spiegare al Presidente del Consiglio e al Governo italiano il processo che noi stiamo attraversando al fine di raggiungere uno Stato somalo che sia un unico Stato sotto la stessa bandiera e con un'unica Costituzione. E noi riteniamo che l'Italia, proprio per l'esperienza e la conoscenza che ha della Somalia, sia il Paese più idoneo per dare supporto per questo processo, ai fini della definizione della riforma giuridica, del sistema del giudiziario, quindi della definizione della Costituzione che può fare da collante a un Stato somalo che è frammentato, e al fine di costruire una nuova democrazia somala, e ripeto altrettanto a riguardo l'Italia è il miglior Paese che ci può aiutare in questo obiettivo. And the level of reception and the responses we get from the Italian government is very, very positive. And we are very much encouraged to go on the road that we have been going in the last 1 year. And with the new support now receiving from Italy, we believe that now success is more closer than ever before. I thank you. E proprio dato l'accoglienza e dato la risposta del vostro governo, noi siamo sempre più ottimisti, sempre più incoraggiati, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, verso il raggiungimento di questo nostro obiettivo, successo che vediamo sempre più vicino grazie al vostro sostegno. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.